tutti, sì, io mi riallaccerei comunque alle parole del direttore di stasera, anche alla sua introduzione a questo libro. Cecilia giustamente scrive nell'introduzione al libro che noi non esisteremmo se questo fosse un paese laico. Cronache laiche non esisterebbe se questo fosse un paese laico, perché tutto il materiale che noi produciamo in un anno, e non è completamente vero che sia il meglio, perché quasi tutto quello che abbiamo scritto è il meglio, ma per ragioni editoriali non abbiamo potuto stampare le almeno 1000 pagine che abbiamo scritto. Avremmo dovuto fare un volume gigante che editorialmente era non spendibile. Quello che dico è che il problema è di queste pagine, come sottolineava introducendo Cecilia, molte cose non sono cambiate, ed è vero, ma forse molte cose sono anche cambiate e stanno cambiando in peggio. Quindi io quello che mi sento di dire subito è: leggiamoci presto queste pagine, leggetevi presto queste pagine, perché le cose possono cambiare in peggio, ma già forniscono abbastanza il quadro della quantità di tematiche su cui noi siamo costretti, appunto, da laici a intervenire, perché in quei casi, in tutti questi casi, la laicità non è rispettata. Siamo laici, se posso permettermi un po' di presunzione, siamo laici anche al nostro interno, perché nel momento in cui la redazione di Cronache Laiche è militante, come giustamente sottolinea Cecilia, è, allo stesso tempo ha anche delle visioni leggermente diverse, e queste visioni leggermente diverse di tematiche anche difficili da affrontare, mi ricordo un dibattito interno, ma anche che ha occupato le pagine di Cronache Laiche sull'eutanasia, quando successe il suicidio di Lucio Magri. C'è un dibattito interno che prevede la possibilità di ciascuno, come dovrebbe essere in un Stato, ma in un gruppo, in un movimento, in qualunque cosa si definisca laico, dovrebbe essere possibile la libertà per tutti. Emma Bonino lo dice sempre: non è che quando uno si batte per i diritti di qualcuno va contro i diritti degli altri, non è che nessuno vuole imporre la fecondazione eterologa, come la chiamano sbagliando, a tutti. Chi la vuol fare la fa, chi non la vuol fare non la fa. Non è che quando si combatté e si vinse per la legalizzazione, diciamo così, dell'aborto, poi in realtà è stata una depenalizzazione dell'aborto, si chiedeva alle donne per strada: tu farai questo, tu lo farai, tu no, tu. Si permetteva la libertà di ciascuno. Perché dico che la cosa peggiora? È di qualche ora fa l'idea che viene da spezzoni di sinistra, e poi sarà avallata sicuramente dalla destra, è di pochi istanti, giorni fa, l'idea che si debbano adottare gli embrioni abbandonati. Voi dovete sentire, questo è il problema mio, io faccio lo scrittore in realtà di mestiere, quindi io parlo di parole. A me sentire adozione di embrioni abbandonati mi fa pensare ai bambini, cioè non riesco a scollegare la parola adozione a bambini, da bambini, e nemmeno abbandonati, perché degli embrioni crioconservati, gli embrioni sovrannumerari, tutto quello che sentite dire spesso, non sono embrioni abbandonati, sono embrioni in realtà conservati. Parlare di adozione già stravolge l'idea e mette in condizione chiunque ascolti questa cosa di dire: ok, allora a questo punto sono dei bambini, ma se sono dei bambini gli embrioni, vietiamo qualunque sperimentazione sugli embrioni, vietiamo la ricerca scientifica, vietiamo la legge 40, cioè proprio la legge 40 addirittura dovrà essere ancora più restrittiva. Io oggi sono arrivato a dire che si dovrà fare un emendamento perché alle donne vengono bloccate le mestruazioni, perché in quel caso già siamo all'inizio di una possibilità di vita, di un'intenzione di vita, per cui potrebbero arrivare a questo, non so, frugare nei nostri preservativi, arriveranno a questo. Allora io poi mi permetto qualche volta, personalmente, in un gruppo laico come il nostro, di addirittura di fare l'anticlericale, perché a me capita spesso, qualche volta il direttore è un saggio, il direttore non è che perché noi scriviamo gratis ci pubblica tutto, il saggio direttore, la saggia direttrice dice: no, questo è troppo radicale, è troppo così, noi siamo laici ed è giusto. Però anche una cosa che appunto si diceva all'inizio,
gli astrologi sono 150.000 nel nostro paese, no? Gli abitanti della città, dello Stato della Città del Vaticano, penso che siano la metà. Penso che abbiano un prodotto interno lordo che sia tra i più alti d'Europa, un reddito pro capite tra i più alti d'Europa, e loro dicono a noi come dobbiamo fare le leggi, cioè l'ingerenza è continua, lo diceva giustamente Santilli dall'inizio. Allora io ogni tanto dico l'ingerenza deve essere anche nostra, andiamo almeno a mettere le mani nelle tasche di questi signori che stanno nel nostro territorio oppure in una enclave. Noi possiamo, c'è addirittura una questione doganale, loro non pagano dazio doganale se entrano merci, ma noi lo paghiamo se escono dal Vaticano. Insomma, ci sono tantissime cose, l'8 per 1000, i radicali lo diranno 1000 volte, l'8 per 1000 viene destinato anche alla Chiesa, anche quello che non viene destinato a nessuno, perché in proporzione arriva anche a loro. Cioè loro hanno una serie di benefici, intervengono continuamente. E quindi io parlo dei clericali, perché poi non parlo dei cattolici, io parlo proprio delle persone che fanno parte del clero. Perché i cattolici poi possono credere anche a Manitou, ma noi non staremo a giudicare a cosa credono, appunto, negli spiriti, nella resurrezione, nella reincarnazione, perché la religione resta un fatto privato. Nel momento in cui la nostra religione non è una religione, a quel punto noi dobbiamo avere i diritti di tutti, e tutti devono avere gli stessi diritti. Nella fattispecie io, appunto, diceva Gianluca, mi occupo di bioetica, ma nel senso che casualmente nel meglio della selezione sono uscite delle interviste che io ho fatto appunto a radicali, a Mario Staderini, a Filomena Gallo e a Marina Mangarelli, a tematiche le più varie, perché l'obiezione di coscienza nasceva, una terminologia che nasceva quando si faceva i militari. L'obiettore di coscienza veniva preso, messo in carcere perché era un disertore, cioè pagava le conseguenze della propria scelta di libertà dalle armi, e veniva incarcerato, e faceva pure 3 anni rispetto invece a quello che avrebbe dovuto fare di militare. Adesso l'obiezione di coscienza non solo non è punita perché è prevista dalla legge, cioè c'è la legge 40 e c'è la legge 194 sull'aborto, entrambe per motivi completamente opposti, perché stiamo parlando del fare figli o non volerli fare, quindi già lì c'è il controsenso abnorme che avete sentito quando c'era il referendum sulla legge 40, cioè non ce li fanno provare a fare, poi ce li fanno provare a fare però senza diagnosi preimpianto, poi la diagnosi successiva rivela che ci sono delle malformazioni, delle cose, va bene, c'è l'aborto. Cioè, ci sono controsensi tra le due leggi spaventosi. Ebbene, in quelle due leggi è prevista l'obiezione di coscienza. Giustamente Chiara Lalli, l'abbiamo intervistata, tra poco uscirà, è l'autrice di un libro, proprio C'è chi dice no, parla di questo paradosso che l'obiezione di coscienza è un contralegge, cioè va contro una legge, ma se la legge la prevede la dobbiamo chiamare in un altro modo. E per esempio Filomena Gallo in questo libro risponde che è semplicemente da chiamare abuso di ufficio, non è più, io l'ho chiamato omissione di soccorso. Cioè ci sono delle determinate casistiche che le donne, sempre loro per prime, poi a seguire quelli anche di cui ha parlato Alessandro Chiometti, cioè i diritti degli omosessuali, poi a seguire così sullo stesso piano forse delle donne vengono vessati i bambini dalle leggi, perché è una cascata di impossibilità che poi ricade anche sui bambini, quando non direttamente, ma ce lo racconterà Federico, l'abuso riguarda i bambini. Questo per dire che di qualunque cosa noi possiamo parlare, giustamente, dal calcio, perché nel momento in cui c'è un'ingerenza che non consente a tutti i calciatori di tirare un calcio al pallone, allora a quel punto anche il calcio può entrare nella legge. Mi ero segnato alcune parole. Il lavoro di chi scrive di laicità è importante anche per una serie di cose. Per esempio, prima si parlava del dolore. Io non ne ero a conoscenza, ma scrivendo di queste cose qua, una volta mi scrive la sorella di un amico e mi dice: sai che gli obiettori di coscienza possono obiettare rispetto all'epidurale? Cioè,
l'epidurale, che è quella, è un analgesico, cioè è un anestetico che consente di partorire senza dolore. Siccome c'è quella famosa frasetta del partorirai con dolore, l'obiezione, eccola là, obiezione di santo ufficio, obiezione di santa coscienza, che può consentire anche a un dottore di non somministrare epidurale. Vogliamo parlare dell'obiezione dei farmacisti? Illegale. Per i farmacisti non è prevista l'obiezione di coscienza, il farmacista che nega la contraccezione di emergenza. Non arriviamo alla pillola abortiva, la RU486, parliamo della pillola del giorno dopo, che è contraccezione di emergenza. Ebbene, ci sono casi in cui questa contraccezione, anche lì una parola, di emergenza, se viene negata da un farmacista, la donna non sa che non può negarla, va da un'altra farmacia, poi l'altra successiva, poi trova chiuso, se voi pensate... Non si trova, tra l'altro, appunto, a monte risolvono il problema. Ecco, allora a quel punto non c'è più contraccezione di emergenza che tenga. Allora che cosa dovrà fare? Magari poter approfittare del fatto che ancora c'è una legge 194 che tutela la sua possibilità di abortire. A quel punto però è già tardi per fare contraccezione di emergenza. E questa era del dolore. Dicevamo degli astrologi, appunto, gli astrologi non è che si fanno delle leggi per compiacere il Sagittario, insomma, non è che alla fine, pur essendo così tanti loro, ci inducono a compiacerli, a baciare queste pile di segni zodiacali. Se viviamo in un paese, perché noi siamo più direttamente coinvolti da questa ingerenza, più direttamente perché sarà fisica, ma anche perché è mentale, un'ingerenza che ci ha colonizzato mentalmente dai tempi dei tempi. Quindi ho detto quello che volevo dire, l'adozione degli embrioni abbandonati è già una cosa che sta sul piatto. L'altra, che è speculare, e purtroppo non sempre vengono dal nostro avversario politico, perché insomma qua più o meno ci troveremo tutti di sinistra ormai. Io continuo a dire di essere di sinistra, nonostante tutti dicano ma adesso non c'è più la destra di sinistra. No. Per quanto mi riguarda la sinistra si può essere di sinistra, ecco, no, non stiamo sempre a contrastare quelli di destra che fanno proposte assurde, appunto Luana poteva avere un figlio, tutte queste cose che sappiamo benissimo e sono tutte registrate. Il problema è quando vengono anche da sinistra, un'ultima questa del sindaco di Firenze Renzi, che in perfetta linea con Formigoni a Milano e Alemanno sindaco, ma soprattutto la vice sindaco, che l'ha istituito qui a Roma, il cimitero dei bambini non nati. Cioè, se sono non nati non li chiami bambini, invece loro li chiamano bambini. Comunque, quella che si chiama il cimitero dei feti, altra botta, altra mazzata, direi, per le donne, per quelle che hanno abortito, per quelle che devono abortire, per quelle che vorrebbero. È un continuo, quindi dovremmo avere la possibilità di fare questi libri estensibili, per cui ogni volta aggiungiamo l'appendice, oppure voi leggete questo, nel frattempo noi scriviamo il successivo, la testata è online, pur essendo un giornale a tutti gli effetti, però è online, e diciamo che questa per noi è la parte cartacea, che ci auguriamo sia la prima di una lunga serie. Grazie.